Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Di giorno, di notte, a pranzo, a Natale! Ormai in qualsiasi momento della nostra vita il nostro telefono può squillare per ricevere una straordinaria offerta telefonica della quale nel 100% dei casi non ci frega una beata minchia! Dal cambio di piano tariffario ai pannelli fotovoltaici, dal gas alle assicurazioni sulla perdita dei peli del culo, siamo bombardati da laureati sottopagati con un telefono in mano il cui unico obiettivo è massacrarci le palle. Incazzarsi non serve a niente. No. Esiste una strategia più stilosa ed efficace per liberarsi di questi scassapalle. Sentite questa telefonata tra l'operatore di una compagnia energetica e un contadino veneto. Ma... il caso. Ma... elettrica gas, parlo gentilmente con la famiglia. Sì? Piacere, signore. Noi la stiamo contattando per avvisarla che da partire dal prossimo mese il suo contatore verrà riprogrammato con la nuova tariffa monoraria, perché lei ci risulta un consumatore che sta pagando, diciamo, più del dovuto, sta pagando con le vecchie tariffe ancora. E non so se ha verificato le ultime bollette, non le sembrano un po' elevate? No. Perché io le spiego, un attimo. Allora, siccome come se fosse Antani, io abito in mezzo ai campi, no? Sì. E ho un capannone lì di fianco. Allora, siccome adesso va di moda il fitness, la salute, queste robe qua, tessere, l'alimentazione, quelle robe lì, no? E niente, io ho preso l'onda di questa moda che è venuta fuori adesso, no? E il mio amico ha fallito con la palestra. E io gli ho comprato praticamente una ventina di biciclette quelle lì da spinning, ho presente quelle da spinning che ti pedale da fermo, no? Ho attaccato il volano e praticamente costo capannone, costa 20 biciclette, la gente la viene lì a pedalare, mi paga 20 euro al mese di iscrizione, in più pedalando mi fa la corrente, con centinaia di iscritti, praticamente mi ciappo 20%, ciappo 2000 euro al mese di iscrizioni, in più con la corrente gratis, e quindi ho risolto il problema, tu capio? Cioè non ho più la bolletta mi della corrente, perché la corrente me ne fasti qua che vai a pedalare e paga anche per farmi la corrente, non più. Cioè di solito la gente la paga, no, per fare la parte della corrente, ma invece mi paga a me. Sì, lo so. Allora, non so, sull'ultima bolletta della luce, quando ha pagato? No, non mi ha capito un cazzo. Allora, praticamente, mio la bolletta della corrente, perché praticamente con sti qua che pedala. Paga. Sì. Loro pedalano, no? E pedalando con le biciclette mi producono dell'energia elettrica, no? Che mi dopero che l'ho mina, il generatore a, diciamo, generatore a potenza umana. Gambe. Dopo che vendo anche un sacco di energy drink, per cui fa anche un po' di specchio quella roba lì, tutto in nero, ovviamente. Se no mi convenierebbe a farmi la bolletta, era. Capisco. Mentre riguarda gas. Col gas, siccome. Allora ho anche le mucche, mi con le vacche, con le bestie, no, con la stalla. Allora ho messo praticamente delle mutande, ma perché sono un po' un inventore, ho messo delle mutande di plastica, tipo un pannolone, però fatto un po' di una plastica rigida, le mucche. E con le emissioni, praticamente con le scorese delle mucche, è metano, riesco a, insomma, scaldarmi un pochino, poi dopo ho anche la legna, le pallette. Quindi non ha neanche le fatture del gas? No, perché me le fa le vacche. Sta lì. Ok, la ringrazio, allora buonasera. Arrivederci, grazie. No. Capito, amici? Quando ricevete queste telefonate, non cedete all'ira funesta. Usate un po' di terapia tapioco con fuochi fatui. Un genio, bellissimo. Vedi che in Veneto non ci sono soltanto le bestemmie. Vedi. Ma se lo dovessi in sistema, qualcosa arrivava. No, diciamo che qualcosa però l'ho tolto. Ragazzi, io amo il Veneto, è la mia regione. Io la amo alla follia. Cioè, sono bellissimi, li amo alla follia. Che gente meravigliosa, grandi lavoratori con una fantasia, tra l'altro, nella bestemmia. Però anche il Molise, dai, il Molise. Dovrebbero fare, secondo me, le Olimpiadi della bestemmia in Veneto. Ma io credo che ci siano, sai. Ragazzi, ci sono. Io andiamo avanti. Ho sentito dei coccodrillo della Lacoste che per favore, mi hanno lasciato stupefatto. Ci sentiamo lunedì, vi auguriamo un buon weekend. Domani c'è Zoo Compilation. Grazie a Poldino in regia. Ciao amici. Allora, oggi Poldo, io e te prepariamo la radio nuova. Sapete che io e lui stiamo aprendo una radio nuova, si chiama
Radio Poldo e Coglio, una radio della Madonna. Senza cubani, No, è solo roba pura italiana, 100% italiana. Non vedo l'ora di sentirvi in onda, ragazzi. Non sto grazie a Chicca, il mago Wender, grazie a Pippo Palmieri, grazie a Marco Dona, vaffanculo Luca Alba, grazie a Fabio Alisei. Paolo Noiz! Grazie alla Coppa di Vieturati e soprattutto alla nostra immensa famiglia sulla pagina di Facebook. Ci risentiamo lunedì con lo Zoo in diretta. Andate a fare in culo. Ciao! Ciao. Veneto. Senso buono, no? Senso buono.